Ciao a tutti. Poco tempo fa avevo fatto un video parlando, mostrando di 15 curiosità sulla città di San Paolo. Siccome quel video ha avuto un discreto successo, allora ho pensato, perché non fare un video del genere parlando però questa volta di Rio de Janeiro, che a mio parere è la città, oserei dire, più famosa, più conosciuta del Brasile. Quindi nel video di oggi andremo a vedere non una, non due, non cinque, ma 18 curiosità sulla città di Rio de Janeiro. Prima però di andare a vedere queste cose curiose e interessanti, io vi invito ad iscrivervi al canale, perché a mio parere questo canale è o forse il migliore canale in italiano che parli del Brasile. Quindi se non volete perdere altre notizie, altre informazioni, altre curiosità su questo grande paese, appunto iscrivetevi al canale, ok? Bene, ma non perdiamo tempo, so che siete molto curiosi, quindi cominciamo. Allora, Rio de Janeiro, letteralmente il fiume di gennaio, è un nome che potremmo dire è abbastanza poetico per una città. Ma a quale fiume si riferisce? Beh, la risposta è a nessuno. Fu nel gennaio del 1502 che l'esploratore portoghese Gaspar de Lemos arrivò per la prima volta a Rio. La leggenda vuole che Lemos, mentre stava navigando nella baia di Guanabara, diede appunto questo nome alla città confondendo la baia per la foce di un fiume. E sapete qual è il nome originale completo di Rio? È San Sebastião do Rio de Janeiro. Questo scommetto che non la sapevate. Ci sono più di 1000 favelas a Rio de Janeiro, ma c'è chi dice che sono intorno a 700. E quasi un quarto dei cariocas vivono appunto là. Le comunità più povere di Rio occupano le favelas dalla fine del XIX secolo. E fu lì, in quelle baraccopoli, che gli schiavi africani e i loro discendenti crearono appunto uno stile musicale conosciuto ora come samba. E oggi le più famose e le più rinomate scuole di samba si trovano appunto nelle favelas. Se c'è una cosa che non manca a Rio sono i paesaggi da cartolina. Ma la sua attrazione più famosa non solo è stata creata dall'uomo, ma fa parte delle 7 meraviglie del mondo dal 2007, accanto a capolavori come il Colosseo di Roma e il Taj Mahal di India. La statua del Cristo Redentore, infatti, diciamo che sfida la natura. Per esempio, le sue braccia aperte di 28 metri dovettero essere costruite nella collina del Corcovado, senza però lo spazio per le impalcature. Inaugurato nel 1931, in omaggio appunto al centenario di Rio, il Cristo è alto 30 metri, senza però includere il piedistallo di 8, ed è la più grande statua art deco del mondo. Questo monumento è stato finanziato da brasiliani, progettato da un francese e costruito su pietre svedesi. Cielo sereno, sabbia pulita, una bella bibita fresca, magari anche una bella birretta. Non è quello che tutti vogliono per le vacanze. Beh, a Rio non troverete solamente questo, ma anche il cielo più blu del mondo. Questa dichiarazione sembra un po' audace, un po' esagerata, ma invece si basa su un sondaggio fatto nel 2006 da una ricercatrice che ha viaggiato, come dire, per tutto il pianeta alla ricerca del cielo più blu del mondo. Anya Oban, adesso non so la pronuncia, ha visitato 20 luoghi diversi, tra cui la Nuova Zelanda e il Sudafrica. E per ottenere risultati, come dire, accurati, ha utilizzato uno speciale spettrometro sviluppato in Inghilterra. Quindi il fatto che Rio de Janeiro abbia il cielo più blu del mondo è scientificamente provato. Secondo il Guinness dei primati del 2004, la festa più popolare e più famosa di Rio ha attirato un record di 400.000 spettatori, rendendolo così il più grande carnevale del mondo.
E possiamo dire che ogni anno circa 5 milioni di persone invadono in qualche modo le strade di Rio per partecipare appunto a questa festa famosissima. Domanda: che cos'hanno in comune il Pao de Açúcar, il Cristo Redentore e la spiaggia di Copacabana? È la baia di Guanabara che fa praticamente da sfondo tutte queste cose. E non potrebbe essere diverso, date le sue dimensioni. Tenete presente che questa baia, come dire, si diffonde su 15 città, non solamente su Rio. Infatti è la seconda baia più grande del Brasile, con una superficie di 412 km quadrati, 53 spiagge e più di 100 isole. E durante un viaggio a Rio, sicuramente visiterai una di queste isole, infatti la Ilha do Governador, e dove si trova l'aeroporto internazionale di Rio. Adesso un po' di storia. Era il novembre del 1807 quando la famiglia reale del Portogallo dovette prendere una grave decisione, e cioè scappare a Rio de Janeiro per sfuggire a Napoleone e alle sue truppe. Diciamo che la fuga fu ben organizzata. Circa 15.000 persone, tra familiari e servi, si recarono appunto in Brasile su 14 navi. E con loro una delle più grandi ricchezze del Portogallo, e cioè la Biblioteca Reale e i suoi 60.000 volumi. Infatti uno dei primi atti del principe reggente del Brasile, Don João VI, è stato proprio quello di istituire la Biblioteca Nazionale, che divenne in questo modo l'ottava biblioteca più grande del mondo, con più di 15 milioni di libri. Adesso una vera curiosità. Gli autobus, i bus, sono diciamo i mezzi più economici per girare a Rio e portano le persone praticamente in ogni punto della città. Andare in autobus a Rio però non è un'esperienza tanto semplice come dovrebbe essere. Diciamo che i conducenti non sono molto prudenti e possono anche lasciare indietro i passeggeri se non sono molto veloci a salire e scendere. Un ricercatore, un certo Ronaldo Balassiano, decise di indagare su questo strano fenomeno sociale e ha scoperto che la paura di essere lasciati indietro ha reso il cariocas più veloce nel processo di alzarsi e scendere dall'autobus. Per fare un esempio, gli abitanti di Rio ci mettono 1,85 secondi, mentre i londinesi 2,4. Rio è una grande città con quasi 7 milioni di abitanti, ma allo stesso modo riesce a farti sentire come se tu fossi in una città molto più piccola, soprattutto quando sei in mezzo ad una foresta o ad una cascata. Questo perché Rio ospita la più grande foresta urbana del mondo, e cioè la foresta di Tijuca. È un'area di 33 km quadrati, ideata ad un ordine dell'allora imperatore Don Pedro II. L'idea era quella di, in qualche modo, ripristinare l'area che era stata distrutta dalle piantagioni di caffè per evitare l'erosione delle colline che circondano appunto la città. Altra curiosità, la parola carioca, designata appunto ai residenti di Rio de Janeiro, ha origine nella lingua Tupi-Guarani, usata appunto dalle popolazioni indigene che abitavano questa terra prima dell'arrivo degli europei. Carioca era quello che gli indios chiamavano la città che i coloni stavano costruendo sulla loro terra. Quindi letteralmente carioca, carioca, vuol dire casa dell'uomo bianco. Ancora un po' di storia. Era sempre il 1807 e le truppe di Napoleone si stavano appunto avvicinando per invadere il Portogallo. L'idea di Napoleone qual era? Che questo piccolo paese, il Portogallo, si arrendesse appunto al dominio della Francia. Ovviamente Don João VI, come abbiamo visto, non era molto d'accordo su questo fatto.
e così decise di fare le valigie e di portare tutto il suo regno a Rio de Janeiro. E diciamo che lì rimase fino al 1821, quando era già sicuro appunto per i reali portoghesi ritornare in patria. Però dopo aver provato com'era essere il quartiere generale di un impero, Rio non voleva più tornare ai vecchi tempi. E infatti la dichiarazione di indipendenza del Brasile avvenne un anno dopo, nel 1822. Allora, i portoghesi possono essere stati i primi ad arrivare in Brasile, precisamente a Rio, ma sono stati i francesi a stabilirsi inizialmente nella città. Nel 1555, finanziato da re Enrico II, l'aristocratico francese Nicolas Durand de Villegagnon fondò Forte Coligny su una delle isole della Baia di Guanabara. Diciamo che fu l'inizio di un'effimera colonia antartica francese, ma anche un'importante base per le Americhe e un rifugio per i manifestanti poi perseguitati in Francia. Nonostante la sua breve vita, i portoghesi presero la fortezza nel 1560 e espulsero completamente tutti i francesi nel 1567, la colonia lasciò un segno nella storia. Ancora oggi l'isola di Villegagnon, attualmente sotto la responsabilità della Marina brasiliana, porta appunto il nome del suo primo occupante. Forse non tutti lo sanno, ma il Brasile è il paese con la più alta incidenza di fulmini al mondo. E proprio Rio de Janeiro, le continue scariche elettriche minacciano uno dei suoi maggiori simboli, e cioè il Cristo Redentore. La spiegazione di questo fenomeno è che la combinazione delle montagne e l'alta concentrazione di acqua attira appunto le scariche elettriche. Secondo l'Istituto di Ricerca Spaziale brasiliano, la statua è colpita da 2 a 4 volte l'anno. Nella maggior parte non ci sono gravi danni, ma alcune però tempeste tropicali sono in grado di distruggere parti del monumento. Oltre al Cristo Redentore e al Pão de Açúcar, le favelas in qualche modo fanno parte del paesaggio di Rio. I dati sono abbastanza impressionanti. Secondo un censimento del 2010, a Rio ci sono 160 quartieri, diciamo, urbanizzati e 763 baraccopoli, 763 favelas, ma c'è chi dice che sono di più, che arrivano praticamente quasi a 1000. In cui vivono circa 1.300.000 persone, quindi quasi un quarto di tutta la popolazione di Rio, ma qui stiamo parlando sempre del 2010. Per dare un'idea, se tutti gli abitanti delle favelas di Rio dovessero unirsi e formare, come dire, una città a parte, sarebbe in ogni caso la 12ª più grande città più popolosa del Brasile. Allora, questo non è un ricordo molto felice per i brasiliani, visto che hanno perso. Ma una partita tra il Brasile e l'Uruguay, diciamo che ha fatto storia. La partita appunto che decise la finale della Coppa del Mondo del 1950, che appunto vinse l'Uruguay per 2-1, raccolse il pubblico più grande in una partita di calcio. Secondo la FIFA, andarono nel Maracanã circa 200.000 persone, precisamente 173.850 paganti e circa 20.000 non paganti. Questo era possibile a quel tempo perché nel Maracanã la maggior parte dei tifosi stavano in piedi. A partire però dagli anni 90, tutti gli stadi brasiliani sono stati ristrutturati per appunto rispettare le leggi e i requisiti della FIFA, tra cui appunto le sedie obbligatorie per tutti i tifosi, che in questo modo ha ridotto notevolmente la capacità del pubblico. Oggi il Maracanã può ospitare ufficialmente 78.000 persone e a quanto sembra non è nemmeno tra i primi 5 più grandi stadi del mondo. Altra curiosità, il quartiere di Bangu è considerato uno dei più caldi del Brasile.
con un record di 43,1 gradi. Questo quartiere, situato tra il massiccio della Pedra Bianca e il Gericinò, si trova appunto in una specie di valle e le montagne che ci sono intorno rendono, come dire, difficile lo spostamento dell'aria, del vento. Un altro fattore è anche dovuto al fatto alla crescita della popolazione, che ha in qualche modo stimolato la riduzione della foresta atlantica, aumentando così la sensazione di calore. Il ponte Rio Niterói, o per meglio dire il ponte precedente Costa e Silva, fu costruito nel 1974 e ci vollero circa 11 anni per essere completato. Collega appunto le due città Rio e Niterói, che sono appunto separate dalla baia di Guanamara. Attualmente è il più grande ponte di cemento dell'America del Sud e l'undicesimo più grande ponte del mondo, che è lungo 14 km. E finiamo con un'ultima curiosità. Una delle tante cartoline di Rio è la funivia del Pão de Açúcar, che è stata la prima funivia in Brasile e la terza nel mondo. Questa, giuro, non la sapevo. Il nome Pão de Açúcar è derivato dal culmine della coltivazione della canna da zucchero, quando appunto i blocchi di zucchero avevano una forma, come dire, conica, simile a una piccola montagna. Bene, questo era il video di oggi. So che è diventato un attimino lungo, però, come dire, di cose interessanti, di curiosità su Rio de Janeiro ce ne sono veramente tante. Io sono sincero, pur vivendo qui in Brasile da molti anni, molte di queste cose assolutamente non le sapevo e mi ha fatto molto piacere scoprirle insieme a voi. Quindi se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like. Vi ricordo che ho creato anche un gruppo Telegram dove appunto chi è interessato sul Brasile si può iscrivere, il link per iscriversi è qui sotto nella descrizione del video. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato interessante e noi ci vedremo nel video prossimo, ok? Ciao!